Erano confuse tra i turisti che entrano nella chiesa di San Zulian sul frequentatissimo percorso tra Rialto e San Marco. Quattro donne con il tradizionale velo islamico hanno ingiuriato il prezioso crocifisso all'ingresso della chiesa cinquecentesca e se ne sono andate. L'ultimo di una serie di episodi di profanazione accaduti tra milioni di turisti. Milioni di turisti vuol dire anche che capita a chi non è in grado di capire quello che succede durante una liturgia. Anche a me è capitato in Basilica di San Marco che venisse qualcuno a chiedere la comunione in un modo che ti fa porre una domanda su cosa, se capisca cosa si sta facendo. Gli episodi si sarebbero intensificati in questi giorni di grande afflusso turistico. Il braccio spezzato al Cristo settecentesco di San Geremia da un franco magrebino espulso. Preghiere islamiche nelle chiese, giovani orientali in fila per la comunione che avrebbero sputato la particola terra. Ma in questo momento parlare di preoccupazione sembra eccessivo. Io parlerei magari di amarezza per dei fatti che, se confermati, farebbero interrogare sulla modalità più opportuna di tenere aperte così tante chiese come in questa città, così ricche anche di beni culturali. Quando entriamo a San Zulian ci raccontano che poco prima era passato un uomo di religione islamica, chiedeva dal parroco, voleva scusarsi per il gesto non suo, che pone il problema del dialogo e del rispetto. Su questo noi dovremo preparare, e stiamolo facendo, i nostri operatori, i nostri custodi, i nostri sacristi, le persone che anche volontariamente, sono tante, lavorano nelle chiese, a instaurare un dialogo in questo senso, è una posizione di rispetto di questo tipo.